Allora, ciao a tutti innanzitutto e grazie per essere qui con me e Denise questa sera. Abbiamo fortemente voluto organizzare questa serata anche in base a quello che emerge poi durante i nostri colloqui, i nostri percorsi. Io sono Chiara e sono la dietista, quindi per qualcuno potrà sembrare magari un controsenso che sia dirvi perché le diete funzionano, ma in realtà perché le diete non funzionano. Però vi dirò di più, nel senso che le diete io credo non solo non funzionino, ma fallendo possono causare un aumento del peso. Quando parlo di diete però, in questa frase, in questo contesto, mi riferisco a tutta una serie di percorsi molto, molto diversi tra loro, che una persona potrebbe decidere di adottare per perdere peso. Quindi se, nella migliore delle ipotesi, uno si affida a un professionista, come potrebbe essere una dietista, come potrebbe essere un biologo nutrizionista o un medico nutrizionista, perché ricordiamo anche che queste sono le figure abilitate ad elaborare diete e piani alimentari, gli altri fanno semplicemente abuso di professione, dietro i famosi consigli alimentari in amicizia. Oppure una persona per perdere peso potrebbe cercare magari la scorciatoia, qualcosa che sembra più facile, più veloce, quasi un rimedio miracoloso. Quindi potrebbe essere, non so, avete presente quell'amica che non stava pubblicando nulla sui social da 2 o 3 anni e poi tutto d'un tratto inizia a scrivere tutti i giorni, anche più volte al giorno: ho ritrovato la mia forma migliore, chiedimi come. Okay? Penso che più o meno tutti abbiano visto queste cose, ad esempio, sulle pagine Facebook. Sappiate che se effettivamente andate a chiedere come ha ritrovato questa forma migliore, dietro c'è sempre un'azienda che vuole vendervi e o farvi vendere prodotti sotto forma di goccine, ovviamente goccine naturali, goccine biologiche, senza olio di palma, senza glutine e via dicendo, con tutti questi claim che non vogliono dire nulla in realtà in questo senso, e goccine aggiungerei anche inutili. Oppure potrebbero proporvi integratori, sempre naturali, sempre biologici e via dicendo, che a volte sono inutili, a volte in realtà sono addirittura dannosi per la nostra salute. Molto spesso poi la povera tiroide viene troppo bistrattata e arrivano proprio problemi di salute che devono essere trattati con farmaci. O infine potrebbero proporvi pasti sostitutivi sotto forma di barretta al cioccolato oppure shake sbibitozzo da bere al gusto vaniglia, dove praticamente non devi cambiare nulla della tua alimentazione, non devi pesare nulla, è tutto molto semplice, ti basterà sostituire magari la colazione e la cena con una di queste cose. Quindi uno dice: fantastico, non mi devo nemmeno cucinare la bistecca con l'insalata e il pane, mangio la barretta al cioccolato, sono a posto e dimagrisco. Sì, effettivamente questo può portare a una perdita di peso, però dopo capirete meglio cosa intendo. Oppure una persona potrebbe decidere di farsi seguire dal coach online, perché ha come biglietto da visita magari un fisico muscoloso, un addome scolpito, la ragazza magari molto atletica, quindi uno dice: beh, se ha quel fisico, perché non dovrei fidarmi? Mi faccio dare da lei non solo un piano di allenamento, ma anche quei famosi consigli alimentari in amicizia. Peccato che i consigli alimentari in amicizia a me poi vengono portati in ambulatorio durante magari le prime visite e sono diete grammate con un vero e proprio menu settimanale, quindi forse si sta sfociando un po' troppo magari in un'altra professione. Oppure, non so, magari uno potrebbe andare al centro estetico o addirittura dalla parrucchiera, perché ti propone di andare a fare una o due volte a settimana il trattamento con il macchinario rivoluzionario, che lavora chissà che onde, chissà che frequenze, va in profondità nei tessuti a scioglierti il grasso e a scioglierti la cellulite, ok? E magari devi anche comprare però la crema da spalmare a casa, sempre sciogli grasso, sciogli cellulite, che boh, neanche fosse un detergente per i piatti. E poi sì, perché no, abbiniamoci anche lì magari l'integratore, sempre naturale, biologico, per bruciare i grassi, per riattivare questo metabolismo. Il tutto va abbinato ovviamente dieta ipocalorica, attività fisica, perché te lo scrivono magari sotto, in fondo, in piccolino con l'asterisco, però c'è scritto. E inoltre devi spendere queste centinaia, a volte anche migliaia di euro per fare tutti quei trattamenti. Oppure ancora una persona potrebbe dare ascolto a quei, chiamiamoli, fenomeni chiamati in televisione, per presentare il nuovo libro in cui ci vanno a svelare i 5 segreti che nessuno ci dice per riattivare il metabolismo, per perdere peso, per ritrovare la forma migliore di voi. Quindi
Quindi sono percorsi molto diversi tra di loro, tutti quanti vi propongono appunto di avere come obiettivo la perdita di peso, e faccio anche un appunto, cioè negli stessi percorsi tra professionisti, dicevo dietisti, biologo-nutrizionisti e medici, ci possono essere anche differenze nel metodo proprio di lavoro. Quindi ci saranno, diciamo, percorsi più equilibrati e altri invece un pochino meno, ecco. Tocca a me, scusate. Vai! Intanto mi presento, io sono Denise Brogio, sono psicologa e psicoterapeuta in formazione, e quando Chiara mi ha proposto di fare questa cosa insieme ho detto assolutamente sì, perché nella vita di tutti i giorni ci troviamo ormai da 2 anni a collaborare su determinati casi, determinate, come dire, situazioni in cui vediamo quanti danni possono essere stati fatti da persone che abusano un po' della professione altrui, e nello stesso tempo quanto difficile sia anche trovare un professionista che faccia un percorso individualizzato. Spesso, un po' come vi diceva Chiara appena adesso, si parla di percorsi un po' fatti ad hoc, però di fatto tengono, come dire, raggruppano in un unico caso milioni e milioni di persone a scopi di lucro, a scopi, come dire, semplicemente economici. Per cui un po' il secondo punto che abbiamo deciso anche di affrontare è questo: efficacia delle soluzioni miracolose. Io sono la prima che, se forse mi andassero a dire Denise, entro domani prendi questa cosa, fai quell'altra, 100% di efficacia, lo fai? Ti dico sì, cioè, credo che io e Chiara siamo le prime che diciamo bene, soluzioni rapide, efficaci, manteniamo tutto quello che c'è da mantenere a lungo, perché non farlo? Il problema, forse anche da un punto di vista psicologico, è proprio il coinvolgimento. A noi piace investire sulle cose, a noi piace impegnarci, e più ci impegniamo sulle cose, più ci dedichiamo tempo, energia, spazio, più questo tempo deve essere un po' preservato nel lungo termine. Quindi anche tutte le soluzioni molto rapide e efficaci possono essere efficaci per un breve periodo di tempo, poi però nel lungo termine questo va un po' a scemare, ok? E vi faccio un po' una provocazione in questo. Magari io stessa nella vita di tutti i giorni in ambulatorio vedo coppie che stanno assieme anche se non si amano più, perché ormai hanno investito tanto nelle loro relazioni o non riescono a cambiare un determinato tipologia di approccio alla loro relazione. E questo è un po' la base di molti meccanismi di mantenimento, di funzionamento, tra questo l'alimentazione. Per cui diete miracolose, belle, arricchenti, accattivanti, però con una durata davvero molto limitata. Il rischio è quello che si abbia il cosiddetto effetto boomerang, quindi io investo un po' di tempo, un po' di risorse, un po' di energia, ho un grande risultato all'inizio, poi tutto questo mi torna indietro con interessi. E ci terrei a dirvi che tutte le cose che io e Chiara vi presentiamo ora e vi presenteremo in questa serata hanno una validazione scientifica, nel senso, le cose che vi stiamo condividendo vuol dire che sono state fatte delle ricerche, sono stati fatti dei gruppi di controllo, dei gruppi sperimentali, e quello che vi diciamo è comprovato scientificamente, ok? Dall'effetto boomerang a un po' tutte le riflessioni iniziali che faceva Chiara. Per cui le soluzioni facili forse le abbiamo provate tutti in vari contesti della nostra vita, non solo quello alimentare. Il fatto che quasi a livello proporzionale, poi se non ci abbiamo investito nel modo corretto, ci torni indietro tutto con gli effetti negativi, questo è altrettanto confermato. Quindi anche un po' per reintrodurre tutto, la serata di questa sera ha proprio un po' questo come focus. Io e Chiara vediamo tanti casi durante la settimana che potevano essere gestiti diversamente, per cui ci sentivamo proprio prese in causa anche nell'idea di poter prevenire alcune situazioni a rischio, o nello stesso tempo riuscire a darvi degli strumenti anche semplicemente per indirizzarvi in questo mare magnum, un po' come si dice, che non equivale a dire vado di riferimento, ho di riferimento Denise e Chiara, ma se devo destreggiarmi nei chilometri qua intorno a Legnago dintorni, so più o meno che questo dovrebbe essere il mindset che devo avere. Ora, quante volte, ad esempio, dopo il periodo estivo,
uno ha pensato, stilato, magari addirittura messo per iscritto una lista di buoni propositi. E quante volte in pole position c'era dimagrire, iniziare la dieta, perdere peso. Ok? Quindi adesso vi farò tutta una serie di domande da prendere un po' come spunti di riflessione, perché poi appunto, se vorrete, ci sarà il tempo e il luogo per poterne parlare insieme. Quindi quante volte appunto con i nostri buoni propositi adesso, di settembre, ottobre, abbiamo detto bene, mi devo mettere a dieta, devo perdere peso. E ho intrapreso uno dei percorsi che vi ho nominato prima, dalla dietista al coach online, al libro che ti dice togli i carboidrati e segui la paleodieta per fare degli esempi e via dicendo. Quante volte quindi hai iniziato questa dieta, magari anche una dieta molto restrittiva, e quando parlo di restrizione intendo sia da un punto di vista quantitativo, si mangia veramente poco, ma anche da un punto di vista di scelta degli alimenti. Perché magari c'è quel piano alimentare, quel tipo di alimentazione che effettivamente non ti lascia stomaco vuoto, perché effettivamente tu mangi, magari tu hai anche 5 o 6 pasti al giorno, però devi andare appunto, facciamo, a togliere i carboidrati, visto che sono tanto odiati a quanto pare da molte persone, quindi sì, puoi mangiare, ma puoi mangiare sempre il petto di pollo, sempre i broccoli e sempre le gallette di riso, ad esempio, perché bisogna mangiare anche senza glutine, ricordiamo. Si sa mai, esatto, che scoppi la celiachia così dal nulla. Ok, quindi insomma inizi questa dieta appunto molto restrittiva, quantità oppure proprio scelta di alimenti. Il primo periodo però da cosa è caratterizzato? Da un livello di motivazione altissimo, cioè uno è carico a bomba all'inizio, no? Quindi fare qualunque tipo quasi di rinuncia non gli costa sacrificio, perché? Perché vuole ottenere il risultato. E tornando al discorso che facevamo poco fa, prima lo ottiene in minor tempo e più uno è contento. Quindi ok, inizia questo percorso di perdita di peso. Magari al primo controllo, dopo 4 settimane, sale sulla bilancia e ha un risultato pazzesco, non so, meno 6 kg in 4 settimane. E ora magari per qualcuno potrà dire, beh non sono chissà quanti, invece per me insomma sono tanti, almeno per il metodo di lavoro che uso io. E quindi ok, no, sali sulla bilancia, meno 6 kg, scende la bilancia, sei contento, dici wow che bello, sta funzionando. Peccato che dopo poco, nelle settimane successive, quella motivazione che inizialmente era appunto sparata alle stelle, inizia a vacillare, a sgretolarsi, a venire un pochino meno, e quindi tutte quelle cose che prima facevi con così tanta semplicità, cioè ma sì che se ne frega se salto la pizza con gli amici, su una dieta devo dimagrire, ok? Oppure ma sì, fa lo stesso, se ho un po' di fame me la riesco a tenere, non è così forte. Ecco, con il passare del tempo tutto questo invece diventa sempre più difficile da sostenere. E quindi cosa significa? Che piano piano uno inizia ad abbandonare quel percorso che aveva intrapreso. Ora, nella migliore delle ipotesi, uno semplicemente torna a mangiare per come erano le sue abitudini, perché oggettivamente 4 settimane di mangiare in modo diverso non fa la differenza su quella che possiamo definire abitudine. Quindi magari torna a mangiare come prima. Oppure, visto che viene da un periodo di, chiamiamola carestia, chiamiamola proprio privazione, ok? Non solo mangia come prima, magari mangia anche più di prima, perché devi andare quasi a recuperare tutto quello che ti sei perso. Questo, se portato avanti nel tempo, lo vedete qui rappresentato, ed è il circolo vizioso delle diete. Perché se uno non scende mai da questa giostra, cosa succede? Che inizia una qualunque dieta. Nel breve tempo perde peso, e attenzione, perché io sto continuando a dire perde peso, non sto dicendo che va a dimagrire, perché sono cose diverse. Perde peso, è contento, poi però appunto non ce la fa più a sostenerlo, perché le differenze si vedono sul lungo termine. Delle 4 settimane iniziali ce ne facciamo poco, oggettivamente. Quindi molla appunto questo percorso. Ritornando a mangiare come prima, sento secondo me anche un po' il fallimento, perché uno dice, buona, non ce la farò mai, getto la spugna e non riuscirò mai a dimagrire. Oppure, anche questa volta magari ho fallito. E quindi appunto molla, recupera peso. Cosa succede? Che però dopo qualche mese, facciamo conto con i buoni propositi di inizio anno, tipo gennaio, di nuovo lista buoni propositi e lì in pole position abbiamo dimagrire, perdere peso, iniziare la dieta e via dicendo. Dicevo, se uno non scende mai da questa giostra, è vincolato a restare sempre in questo circolo vizioso, dove le cose però non cambiano.
E questo poi si può tradurre nel paradosso delle diete. Il paradosso delle diete è quello che vi dicevo all'inizio, cioè io come dietista credo che le diete non funzionino e fallendo possono causare aumento del peso. Perché nella migliore delle ipotesi, quando inizio una qualunque, chiamiamola dieta appunto, magari restrittiva, che so, perdo 5 kg, mollo la dieta, ne riprendo 5, sono tornato al mio peso di partenza. Però quello che può accadere invece è che perdo 5 kg e dopo, nelle settimane a seguire, magari ne riprendo 6, magari ne riprendo 7. Vado avanti un pochino, passano i mesi, riprendo una nuova dieta. Se, ripeto, non mi metto in discussione, non cambio nulla dell'approccio che ho avuto con il primo tentativo e resto nel mio santo circolo vizioso delle diete, di nuovo magari perdo 5 kg e poi ne riprendo 6, o magari questa volta ne riprendo 8. Se questa cosa va avanti negli anni, porta a un accumulo di peso, per cui se all'inizio facciamo, c'erano 5 kg di sovrappeso, poi a distanza di anni ci si ritrova con 10, 20, 30, anche 40 kg in più. Quindi da un sovrappeso nemmeno, diciamo, con un valore clinico, ok, sulla salute, si arriva a stati di obesità grave. Questa è la storia di molte persone che vedo in ambulatorio, appunto che arrivano con uno stato di obesità, e di molte persone anche che si rivolgono poi alla chirurgia bariatrica. Quando parlo di chirurgia bariatrica sapete cosa intendo. Ok, vite al limite, dottor Nosardan, ok, quindi i vari interventi di riduzione dello stomaco, di inversioni biliopancreatiche e via dicendo. Perché quelle persone che poi vedo in ambulatorio non è gente che al primo tentativo dice beh aspetta, voglio perdere peso, mi vado a far ridurre lo stomaco, no, è l'ultima spiaggia a cui arrivano, perché c'è letteralmente una vita di diete, quella persona lì è stata a dieta per tutta la sua vita, a volte fin da bambino. Quindi ci sono radici proprio molto profonde. Quindi crediamo appunto che le diete, intese come quelle cose molto restrittive, in realtà falliscano, portando semplicemente a un aggravamento della situazione. Fermati pure qua un attimo, Chiara. Osserviamo insieme, secondo voi a livello clinico, non serve aver studiato in questo, il disagio, la sofferenza emotiva della prima persona è la stessa dell'ultima persona, secondo voi? Assolutamente no. Il numero di fallimenti, di sensazioni almeno di fallimento, che andate a acquisire ciclicamente, sono andate via via a peggiorare. Quindi se già la motivazione anche a intraprendere un percorso, che sia psicologico o nutrizionale, può essere labile, nei primi stadi, nei primi 2-3 cicli, immaginiamo la sofferenza anche di rimettersi in discussione dopo anni, di riprovarci, già con l'idea di dire ho già fallito 3 volte, 4 volte, 5 volte. Purtroppo a livello psicologico si innesca proprio un meccanismo che, come diceva Chiara, in cui certe realtà partono da quando siamo bambini, 4-5 anni, peggiorano magari con le elementari, con le medie, le prime prese in giro, magari le stesse valutazioni positive o negative dei genitori, per cui si entra in tutta un sistema di convinzioni, di credenze, di emozioni che portano la persona a giudicarsi negativamente in primis, cioè io stessa mi do poche possibilità. Da qui poi all'interno di ogni ciclo la situazione tendenzialmente va a peggiorare. E la cosa interessante è che spesso anche interventi di chirurgia bariatrica fatti poi agli ultimi stadi mica sistemano le cose, non è che anche a livello emotivo arrivo al primo stadio. Anzi, non ho imparato la strategia, mi vedo un corpo trasformato, non mi riconosco più allo specchio, vado ancora più in crisi di prima se non ho un sostegno, se non riesco a, come dire, entrare nell'ordine delle idee che qualcosa è cambiato, ma deve cambiare sia qua, non solo sia nel cervello che anche nel corpo. E un po' un'informazione che volevo condividere con voi, anche inerente alla difficoltà di fare delle diete che siano continuative, soprattutto ai tassi di ricaduta, vi presento un po' questo modello che hanno fatto questi due studiosi una decina, 10-20 anni fa, e che è un po' una modalità di guardare al cambiamento, non solo in ottica alimentare, ma tutti i possibili cambiamenti. Questo modello è applicato sia a chi fuma le sigarette, chi magari ha qualche dipendenza, chi ha un comportamento che vorrebbe cambiare, a volte ci riesce, a volte non ci riesce. Però prendiamo l'esempio dell'alimentazione.
Questi studiosi dicono, tendenzialmente, ogni stadio di cambiamento, ogni cambiamento che dure nel tempo, ha queste cinque fasi, di cui l'ultima è l'attenzione e la prevenzione delle ricadute, aspetto clinicamente molto significativo, che vediamo non solo negli aspetti alimentari, ma anche negli stati depressivi, negli stati ansiosi. Io miglioro, sì, mi vedo cambiato, ma quanto riesco a mantenere il cambiamento nel tempo? Okay? Uno dei primi stadi che questi studiosi identificano è lo stadio di precontemplazione. La persona che è in questo stadio nega di avere una difficoltà, un problema. Fumo? Vabbè, due pacchetti, tre pacchetti, chi se ne frega, non fa la differenza. Bevo? Mangio troppo? Vabbè, a me. Si guardino gli altri, io non ho un problema. Questo è un po' il primo stadio, la negazione di qualcosa. Il secondo è la contemplazione, quindi io inizio a dire, ma sai, questo comportamento di mangiare tanto ha delle ripercussioni negative, faccio le scale o il fiatone, vorrei andare a fare un'escursione in montagna con gli amici e i familiari, non ci riesco perché sennò rimango ultimo, però che fatica che è cambiare, che fatica provare a mettermi d'impegno e fare 10.000 passi al giorno, che fatica, ok? Quindi diciamo in questo stadio, a differenza del primo, è uno stadio in cui per il 50% vorrei cambiare, ma mi costa, per il 50% sto bene dove sono, anche se identifico i rischi, ok? Poi c'è lo stadio di determinazione, magari lo stadio in cui si trova anche qualcuno di voi ora, cioè voglio, vorrei, mi piace l'idea, ci voglio provare, ma non so da dove cominciare. E quindi questa fase poi si allaccia un po' all'inizio e quindi alla riflessione che facevamo sul momento in cui uno dice scelgo il professionista a cui rivolgermi. Poi c'è la fase dell'azione, ho un mio piano d'attacco, ho selezionato Chiara piuttosto che Giorgia, piuttosto che Andrea, voglio farmi seguire da loro, vado, faccio. L'azione di solito è una fase poi di mantenimento. Per definirsi tale, il cambiamento deve durare nel tempo. E questa è la fase più critica per tutti i procedimenti che ci siamo detti prima e per l'alto tasso di ricadute che spesso i cambiamenti portano con sé, o perché sono troppo drastici, o perché appunto abbiamo investito troppo poco e vogliamo subito dei risultati, o perché non sono pronto. Non so, forse che dietro a tutta questa cosa che mi sembra molto semplice c'è in realtà una complessità che non è indifferente, ok? Vi faccio l'esempio, chi magari da quando ha 8 anni ha un problema dal punto di vista alimentare, forse avrà più difficoltà a mantenere il peso a 40 anni rispetto a una persona che si mette in dieta per la prima volta a 40 anni, in parte per la complessità, in parte perché lui stesso, lei stessa, non sa darsi delle motivazioni sul perché a 40 anni si è arrivata con questa storia clinica e magari anche banalmente perché le mancano tutte queste informazioni. Quindi non ha delle linee di massima sul funzionamento, spesso il professionista non te le fornisce, quindi è anche difficile proiettarsi in questo cambiamento, immaginare che ci possano essere delle ricadute, gestire queste ricadute. Insomma, non dico che l'idea sarebbe quella di andare passetto dopo passetto con l'idea del attenzione, se esagero potrei cadere, però di certo sarebbe un atteggiamento più preventivo rispetto che avere un'euforia iniziale come quella che spiegava, che raccontava Chiara, e poi subito passare nella versante demotivazione, ok? Quindi a prescindere dal caso alimentazione, ognuno di noi rispetto a varie tematiche della vita passa un po' queste fasi. E tutto l'aspetto del progresso, della crescita, deve andare di pari passo alla prevenzione delle ricadute. E ripeto, può essere anche nel caso della sigaretta, di chi dice non riesco, perché ce la faccio, sono motivato, però poi ho sentito fumare qualcuno, ho sentito il profumo, mi manca, ok? E da un punto di vista alimentare è molto simile, infatti come vedremo tra poco anche i termini che spesso usiamo per descrivere alcuni comportamenti alimentari potrebbero traslarsi in contesti quali le dipendenze o altri comportamenti a rischio. Okay. Ora, parliamo un attimo del peso delle parole. Con il peso delle parole intendo sia il peso delle parole che utilizzano magari i pazienti che io vedo in ambulatorio, o magari le parole utilizzate dalle persone a loro vicino, magari familiari, magari amici.
io molto spesso faccio molta attenzione alle parole utilizzate durante le visite, che siano prime visite, che siano colloqui di percorso, quindi le classiche, diciamo, visite di controllo, e spesso viene dato un valore eccessivo magari al cibo, perché spesso ricorre la frase "quando sono brava", parlo al femminile perché è una cosa più tipicamente femminile, però ci sono anche uomini, ok, che hanno questo modo di parlare di se stesso e del cibo. Dicevo, quando sono brava mangio l'insalatona, ad esempio a pranzo, quando non sono brava mangio il piatto di pasta. Oppure un altro esempio può essere, quando sono brava a colazione mangio 2 fette biscottate con la marmellata, quando non sono brava ne mangio 4. Capite che stiamo dando a una differenza di 2 fette biscottate il potere di dare a noi un valore sulla nostra moralità, di definirci se siamo brave persone o non brave persone. Un'altra cosa è le parole utilizzate per parlarmi magari della loro storia del peso, cioè durante la visita conoscitiva, durante la prima visita chiedo un pochino di dati, cioè per capire è la prima volta che ti approcci a una dieta, a un'alimentazione per perdere peso, ne hai già fatti in passate, anche per capire semplicemente cosa non ha funzionato nei percorsi precedenti, ok? E molto spesso vengono utilizzate anche parole per dire non mi sopporto, non mi piaccio, non mi posso vedere, cioè è proprio quasi una negazione, un rifiuto del proprio corpo, della propria fisicità. Quando si parla della storia del peso, come dicevamo anche poco fa, ci sono radici molto spesso fin dall'adolescenza, fin dall'infanzia. Perché ad esempio io vedo anche famiglie, no? I genitori che mi portano i bambini. Allora, se il bambino magari è leggermente sovrappeso, ok? Non si può parlare al bambino di 5, 7, 8 anni, anche 10, che deve dimagrire perché è grasso. Cioè, dire queste parole in presenza del bambino, non possiamo pensare che non possano poi avere delle ripercussioni su quello che sarà poi il suo rapporto con il cibo, ad esempio, con il suo fisico, con il peso e quindi anche con la bilancia. Nutrizionisti o anche pediatri che dicono "vieni che ti misuro col cicciometro", cioè io credo che a me queste parole fanno venire la pelle d'oca, perché non ci si può scherzare su, non credo che dobbiamo usarli con leggerezza, bisogna dare un peso alle parole. Durante i colloqui anche emergono molto spesso le emozioni. Quindi a me capita di frequente magari che stiamo facendo una visita e la persona che ho davanti a un certo punto inizia a piangere, ok? E diventa proprio quasi un pianto liberatorio, magari perché ho fatto quella domanda in più, come se fossimo andati a scoperchiare, non so, il vaso di Pandora, tutto quello che è stato represso fino a quel momento, tutto quello di cui uno magari si vergognava di dire, di condividere con le persone, viene fuori, ha bisogno di spazio ed emerge. In queste situazioni io chiaramente posso ascoltare, perché diciamo dal mio punto di vista credo di avere anche un approccio empatico nel mio lavoro, posso ascoltare, posso dare un mio punto di vista, ma quello che faccio presente è che io, dietista, nutrizionista, non sono una psicologa, non ho le competenze, non ho gli strumenti per aiutare quando c'è un disagio ulteriore sotto, perché molto spesso il cibo è semplicemente la punta dell'iceberg. In realtà queste cose emergono sia con le persone sovrappeso, ma anche con le persone normopeso, anche con le persone sottopeso, ok? Quindi diamo un peso alle parole, sia le parole che utilizziamo per parlare di noi stessi, per parlare del nostro rapporto con il cibo, e cerchiamo di avere una delicatezza, se vogliamo, in più quando parliamo con le altre persone, perché dare giudizi magari gratuiti, ok, non aiuta nessuno. Assolutamente, anzi mi aggancio a questo in riferimento proprio al fatto che le emozioni associate soprattutto alle prime visite anche con Chiara, che mi vengono riferite da Chiara stessa, sono molto intense, proprio come sinonimo del fatto che una persona finalmente può anche aver trovato quella persona col quale si sente un po' più protetto rispetto a un atteggiamento un po' più giudicante, e questo dà anche là per la condivisione di alcuni aspetti un po' più intimi. È chiaro che poi Chiara, in giro di parole, a volte mi dice "Denise, ho bisogno di aiuto, ho proposto" e magari in questo non c'è stata una collaborazione. È chiaro che la psicologia è una scienza moderna, scienza quindi scientifica, però che pecca attualmente della giovane età, ok?
e quindi c'è tutta una questione legata a pregiudizi e stereotipi della specializzazione che chiaramente dilaga. Forse il Covid ci ha fatto un po' ricredere su alcuni aspetti e sulla necessità di condividere anche questioni un po' più intime, però di fatto è un vincolo, è un tabù e spesso con Chiara ce ne rendiamo conto ogni giorno. Psicologia è disciplina che studia il comportamento, per cui di fronte a un comportamento alimentare è la disciplina che si occupa di capire perché quel comportamento è in atto, capire i problemi che lo mantengono, modificare i problemi, le difficoltà, riuscendo quindi a modificare il cambiamento. Quindi molto lineare, come quando uno dice ho male il cuore, vado dal cardiologo, ok? Voglio fare una dieta, vado da Chiara. Questa linearità ogni tanto è difficile da cogliere, ma soprattutto perché richiede un investimento. Andare magari da un professionista come lo psicologo richiede il mettersi in gioco, richiede mettersi in discussione, richiede voler dire apro questo vaso di Pandora, vedo cosa c'è dentro, e non sempre siamo pronti. C'è chi magari interrompe il percorso nel momento in cui gli aspetti si fanno un po' più delicati, e c'è chi magari in quel momento decide di accelerare e dice vai Denise, andiamo, scopriamoli questi vasi di Pandora. Okay. Poi vi volevo far ragionare semplicemente su queste due immagini. Ne ho prese due a caso scrivendo su Google sovrappeso, obesità. Che immagini sono? Giudicanti, se pensate della ragazza enorme peso o anche quasi sottopeso che guarda l'amica, ok? Di solitudine, di disgusto, di pregiudizio, di colpa. Okay? Solitudine. Di solitudine, esatto. Questi sono un po' i vissuti che emergono più frequentemente. E il problema che talvolta si presenta è il fatto che poi ognuno di noi ha interiorizzato questi stereotipi e pregiudizi. Quindi non solo li vediamo e commentiamo queste cose negli altri, ma a un certo punto, come diceva anche Chiara, sono brava se, sono buona se, sono efficace se, faccio schifo, mi sento in colpa se. Okay. È chiaro che noi oggi ci troviamo a parlare di queste cose perché abitiamo in società occidentali e tutta la globalizzazione, tutta la disponibilità di risorse che noi abbiamo oggi fa sì che noi abbiamo dei problemi diversi rispetto a chi sta in Africa, rispetto a chi sta in altre parti del mondo. Okay? In America, ad esempio, alcuni dati sono addirittura peggiorativi, però sono questioni che noi ci poniamo data la grande disponibilità di cibo, di risorse a cui, come dire, con cui entrare in contatto. E concludo questo aspetto dicendo quindi che tutti i pregiudizi che noi abbiamo tra di noi e che abbiamo anche nei confronti di alcuni professionisti sono dei grandi vincoli sulla propria possibilità di cambiamento, di crescita, di modificazione, e attivano un po' tutta la tematica del mettersi in gioco, del provarci, dell'attivarsi e anche affidarsi, come dire, a dei professionisti competenti porta magari avere un po' più di sicurezza, di possibilità nella gestione del mantenimento e nella prevenzione delle ricadute. Essere accompagnata a volte per un periodo di tempo un po' più lungo rispetto ad altri percorsi può anche dare quel tipo di sostegno. Esempio, nel mio modo di lavorare magari uno dice sì, concludiamo il percorso, ci rivediamo tra 6 mesi che vediamo come sta andando, non per fare gli scongiuri, ok, ma nella consapevolezza che una grande parte della terapia può essere la prevenzione delle ricadute, per cui tranquillo, facciamoci ognuno la propria vita, però magari ci diamo un feedback tra un po' di tempo, vediamo come sta andando, ok? Per cui ecco, anche nei percorsi alimentari siamo molto sensibili in questa tematica dei pregiudizi, degli stereotipi, più di quanto immaginiamo. Siamo ogni giorno bombardati anche dai mass media, video, sketch, al cinema, magari tutti i film di Natale. C'è sempre un po' la persona un po' più in sovrappeso, la persona verso il quale si fa il commento, la persona magari che essendo sovrappeso è più simpatica di altri. C'è anche un po' questo stereotipo che a volte non è solo peggiorativo, è anche positivo, però comunque ha un peso emotivo. E ce ne portiamo dentro e dietro tantissimi, più di quelli che immaginiamo. Ora, collegandomi sempre a questa parte, no, del peso delle parole, di tutto il lato emotivo
dell'alimentazione, mi aggancio alla domanda: e tu che fame hai? Perché durante sempre i colloqui, le anamnesi in cui sento quali sono le abitudini alimentari delle persone, emerge questa parte di fame. Però bisogna capire, allora, di fame innanzitutto ce ne sono di varie tipologie. Facciamo una macro distinzione: c'è la fame fisica, la fame di pancia, lo stomaco vuoto che brontola, e ci può essere invece questa fame magari emotiva, psicologica, nervosa, a seconda di come la vogliamo chiamare. Allora, facciamo un esempio: hai cenato alle 8, vai a letto, al mattino sei di fretta, ti bevi un caffè senza zucchero, vai al lavoro, lavori come un matto, se no che bevi un bicchiere di acqua perché sei preso a mille da quello che stai facendo, a pranzo magari la barretta o il pacchettino di crackers o la schiacciatina perché sei di fretta, perché devi continuare a lavorare. Però in tutte queste ore cosa succede? Che tu non avverti la fame, perché ma molto spesso dopo qualcuno sì, però tendenzialmente non si avverte la fame. Perché? Perché si è impegnati a fare dell'altro, sia al di fuori del proprio contesto, ad esempio abitativo. Non c'è la disponibilità del cibo subito sotto mano. Arrivo a casa però, facciamo conto, alle 5 e mezza, alle 6, e lì voragine, cioè prima di arrivare al pasto della sera, quindi alla cena, in quella fascia oraria critica tra le 5, tra le 6 e le 8 di sera, uno vorrebbe mangiarsi pure il tavolo. Quindi va subito a tiro del frigorifero, della dispensa, si mangia di tutto, ok? Allora, in questo caso capite bene che la persona è praticamente a digiuno dal pasto serale del giorno prima, quindi io questa me la posso classificare come fame fisica, perché oggettivamente non hai mangiato. Un'altra situazione invece può essere: hai fatto la tua colazione, a seconda di quello che preferisci mangiare, magari anche lo spuntino mattutino, a pranzo ti sei fermato, magari anche solo mezz'ora, perché comunque i ritmi lavorativi un po' per tutti sono ben calzanti, però comunque magari la tua mezz'ora di tempo te la sei presa per pranzare, mangi un frutto, torni a casa e lì lo stesso magari scende un pochino tutto lo stress magari accumulato nella giornata e parte quella che potremmo invece definire più una fame di testa, una fame nervosa. E quindi anche lì vado a tiro di mangiare, che so, le patatine, di bermi la birretta per rilassarmi a fine giornata, e poi magari la birretta diventano le birrette a seconda del numero. Un altro caso invece è parlare di una fame psicologica. Perché, non so, avete presente quando è un periodo magari particolarmente stressante e in questa situazione magari a qualcuno si chiude lo stomaco, non va più giù niente, si scompare la sensazione della fame, magari parte addirittura la gastrite, perché noi psicosomatizziamo molto a livello del tratto gastrointestinale. Nella nostra pancia, tra lo stomaco e l'intestino, abbiamo il nostro secondo cervello. Perché? Perché c'è una comunicazione bidirezionale. Le nostre emozioni sono in grado di condizionare lo stato, la salute anche proprio di stomaco e intestino, ad esempio, così come, non so, avere una buona digestione, avere una buona flora batterica intestinale, è in grado di avere delle ripercussioni poi sulle nostre emozioni. Quindi c'è questa fame anche psicologica, non so, è un periodo appunto molto stressante, quindi non mangio, oppure caso diverso, è un periodo dove sono molto sotto stress e ho sempre voglia di mangiare, cioè mangio in continuazione. Oppure ancora, non so, magari ho problemi dal punto di vista relazionale, dal punto di vista affettivo, mi sono lasciata con il fidanzato, sono in conflitto con il marito e via dicendo, e quindi si ricercano di più i comfort food. Quindi cibi coccola per noi, perché? Perché stiamo cercando dell'affetto letteralmente attraverso il cibo, e questo potrà essere per qualcuno il gelato, per qualcun altro il cioccolato, per qualcun altro sempre invece magari la ricerca invece di evadere dal contesto di casa, quindi sempre aperitivi molto ricchi e poi si salta la cena e via dicendo. Quindi ci sono queste due tipologie di fame. Allora, fino a un certo livello, diciamo, questa fame nervosa direi che la possiamo definire normale, perché, ripeto, devo fare un esame universitario, sono molto preoccupata, magari non faccio chissà che pasto prima e invece mangio di più a seguire, ok? Quindi diciamo, fino a un certo livello è normalità, perché io credo che gli esempi che ho fatto prima più o meno li abbiamo provati tutti quanti, chi in un senso, chi nell'altro. Quando però questo comportamento alimentare prende troppo il sopravvento e quindi si ricerca eccessivamente
la coccola, il conforto proprio dall'alimentazione. Bene, questo può portare a un vero e proprio disturbo del comportamento alimentare. Motivo per cui dicevo prima, attenzione al peso delle parole, attenzione ai giudizi, perché una persona sovrappeso, una persona magari anche con obesità, non significa che semplicemente non gliene frega niente di come mangia e non gliene frega niente della sua salute, perché che il sovrappeso e l'obesità siano fattori di rischio per la nostra salute penso sia ormai saputo e risaputo da tutti quanti. Però se c'è sempre quel qualcosa sotto che continua a lavorare, perché dicevo, l'alimentazione è come se fosse la punta dell'iceberg, quindi è quello che si vede e si traduce poi nell'aumento di peso, ma tutto il marasma che ci sta sotto, ecco, quello non lo vediamo, la sofferenza della persona non la vediamo. E ripeto, magari una persona con obesità può soffrire oggettivamente di un disturbo del comportamento alimentare. Quindi sempre i giudizi dall'esterno sono deleteri. E mi aggancio a questo, Chiara, per dirvi che non sempre poi i comportamenti alimentari disfunzionali li vediamo solo nei disturbi del comportamento alimentare, ma spesso sono proprio nei sintomi che un clinico deve guardare per capire se anche, esempio, una fase depressiva, un disturbo di personalità ha delle ricadute sul versante alimentare. Chi magari è molto in ansia, come diceva Chiara, mangia tanto o mangia poco, chi è depresso magari aumenta molto di peso oppure diventa molto magro, nei disturbi di personalità, come ad esempio i disturbi border, le abbuffate sono una caratteristica del disturbo, per cui a volte bisogna anche discriminare, capire se la persona davanti ha solo una difficoltà alimentare o magari da un punto di vista accessorio ci sono altre difficoltà che potrebbero anche farci capire perché c'è questa resistenza al cambiamento, perché c'è questa difficoltà nelle ricadute, nel mantenimento del peso. Se invece noi parliamo solo di disturbi alimentari, tendenzialmente a livello clinico intendiamo tre tipologie di disturbi, principalmente l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating, che sono in successione l'anoressia nervosa, un disturbo del comportamento alimentare che è caratterizzato da un forte sottopeso, da una bassa autostima in riferimento a questo peso, dalla paura di prendere peso, ok? Quindi vediamo dei corpi che tendenzialmente tendono a essere quanto più scheletrici, con una paura, un'ansia intensa all'idea di poter aumentare spesso anche di un grammo. Quindi comportamenti che vanno nel versante della forte attività fisica, della restrizione, e a volte si associano delle abbuffate appunto come alternanza da questi periodi che sono di forte privazione. Una seconda macro area, ora chiaramente ve le sintetizzo un po' a scopo di presentazione, una grande altra area è la bulimia nervosa, quindi un comportamento alimentare caratterizzato dalle abbuffate, in cui vediamo persone tendenzialmente in enorme peso, per cui spesso ci viene anche il dubbio sul fatto che questa persona possa avere un comportamento alimentare o meno, e lo andiamo a identificare proprio più indagando le emozioni o i comportamenti da abbuffate. Qualche informazione, abbuffata. Allora, l'abbuffata a livello clinico è questo. Io, Denise, mangio in 5 minuti un quantitativo di cibo che Chiara negli stessi 5 minuti non riesce a mangiare. Quindi la quantità e la durata dell'episodio discriminano un comportamento di abbuffata, che può essere mio, a differenza di un comportamento di abbuffata che può essere di Chiara. Spesso questo termine è utilizzato anche, come dire, in modo improprio, tant'è che spesso differenziamo tra la buffata soggettiva, che posso dire ho mangiato un sacco, sì, però se andiamo a quantificare non è così tanto da dire è un episodio di abbuffata oggettiva. Quindi diciamo anche in questo spesso si educa il paziente a fare chiarezza, perché a volte uno in linea con gli stereotipi e pregiudizi dice ecco mi sono abbuffato anche oggi, però in fin dei conti cosa hai mangiato? Una fetta biscottata in più. Vabbè, allora non è abbuffata, quindi bisogna anche un po' capirsi nei termini. E il comportamento di bulimia, riprendendo un po' questa tipologia di disturbo, è dettato da grandi abbuffate, però poi da comportamenti che vengono detti compensatori. Quindi la persona si abbuffa, poi si sente molto in colpa,
come rimedio facendo molta attività fisica, utilizzando dei lassativi oppure stando a digiuno. È un po' un comportamento che va nella direzione dell'esplosione, poi nel cercare di recuperare un po' i detriti. A differenza della bulimia nervosa, il binge eating ha solo le abbuffate, senza i comportamenti compensatori. Quindi una persona con binge eating tenderà a essere un po' più sovrappeso perché mangia molto, a queste abbuffate oggettive non c'è nessun atteggiamento però di recupero del peso che è andato, come dire, ad aumentare. Quindi diciamo, questo era un po' anche per darvi un'infarinatura sulle possibilità cliniche che spesso vediamo in ambulatorio. Non è detto che spesso ci siano proprio tutte le caratteristiche da fare una diagnosi di un disturbo, ci troviamo spesso però nell'identificare degli, come dire, degli strascichi, delle sfumature che possono farci dire ma questo potrebbe avere un po' più una tendenza bulimica, questa un po' più una tendenza anoressica, ok? Aggiungendo solo una caratteristica agli esempi di fame che prima Chiara vi presentava, un altro modo per identificare i comportamenti alimentari è anche quello di dire mangiamo con smania, mangiamo con un desiderio pazzesco che spesso chiamiamo anche craving, che è un po' una caratteristica che arriva dei disturbi di dipendenza dalle sostanze, da come la dose che una persona si procaccia, quindi ad esempio voglio farmi la dose di cocaina, ho un po' quella smania verso la sostanza che spesso identifichiamo anche nel comportamento alimentare, nelle abbuffate. Ho così bisogno di qualcosa che il mio atteggiamento di andare in cucina, aprire il frigo, ha anche un po' quelle caratteristiche di velocità, di forza, di frenesia, di stress, di tensione, proprio di sofferenza quasi, perché se non riesco a ottenere quel cibo entro un minuto, cosa succede? Siccome non ci voglio pensare, mangio con una smania, con una caratteristica proprio di impulsività. Ok, quindi diciamo, questo anche per farvi un po' una panoramica su che tipologie di fame esistono e che tipologie purtroppo di disturbi esistono associati a tutti i comportamenti alimentari. Questo chiaramente vi fa capire la complessità e la complessità anche che richiederebbe il trattamento. Per cui se prima parlavamo di abusivismo di professione, lo ritroviamo anche in circostanze come queste in cui magari le persone si fanno seguire da una persona che ha fatto il corso di 2 mesi anziché aver fatto una formazione di 5, 6, 10 anni. Okay. Questo è come dire, differenzia anche il professionista, la complessità, la consapevolezza della complessità che si può trovare davanti. Okay? Alla luce di questo, noi volevamo farvi una proposta, un po' sulla base delle cose che vediamo in ambulatorio, okay? E un po' sui dati clinici, un po' come vi dicevamo all'inizio. Allora, le ricerche, soprattutto quelle recenti, dicono che per avere un buon, come dire, stile di vita alimentare, ma in generale un buono stile, quindi salute, quindi felicità, quindi benessere, quindi soddisfazione, e soprattutto quando vogliamo magari provare a dimagrire, se lo riteniamo necessario, dovrebbero esistere questi 3 elementi, come dire, in contemporanea, vale a dire una dieta ipocalorica se una persona vuole dimagrire, che sia un po' strutturata, la terapia cognitivo-comportamentale, quindi che è una terapia che è specializzata sul cambiamento delle cognizioni e dei comportamenti, nell'ottica che emozioni, comportamenti e pensieri sono fortemente influenzati l'un l'altro, quindi se io ho un comportamento disfunzionale cercherò di capire che credenze lo provocano, modificando le credenze posso modificare il comportamento. Il terzo elemento chiaramente è l'attività fisica, quindi forse questo aspetto ne abbiamo parlato poco, però è chiaro che se io sono in sovrappeso e voglio dimagrire, un minimo di attività, di movimento in più, anche se ho una vita purtroppo sedentaria per il lavoro che faccio, dovrò farlo. E questa è un po' l'idea di impegno duraturo, cioè io devo entrare nell'ordine delle idee che qualcosa deve cambiare, che può essere anche il mio modo di approcciarmi alla vita,
alle esperienze, quindi magari appunto scegliere l'escursione di più piuttosto che scegliere di star sul divano il sabato e la domenica, piccole modifiche che si possano poi mantenere nel tempo. Ok, quindi con questo presupposto, con le informazioni che ci danno i dati e con quello che vediamo in ambulatorio, noi volevamo un po' farvi questa proposta. Quindi noi proponiamo, sulla base appunto della nostra esperienza clinica e delle ricerche scientifiche, un corso che abbiamo intitolato Come dimagrire senza fame. Fame riprendendo corpo e mente, per riagganciarsi al discorso: è fame fisica o è fame nervosa? Questo corso si propone di permettere di insegnare alle persone come ottenere e mantenere dei risultati sul lungo termine. Perché quello di cui parlavo io prima, no? Tutti i metodi per perdere peso, io ho detto all'inizio, utilizzare i pasti sostitutivi funziona? Sì. Funziona sul lungo periodo? No. Perché nel frattempo tu non stai imparando nulla, quindi non stai ricevendo oggettivamente un'educazione alimentare, e devi continuare a spendere X soldi tutti i mesi per rifornirti di barrette e di shake, ad esempio. Cosa succede? Che magari dopo, al di là del stufarti di dire salto la pizza fuori perché devo mangiarmi la barretta, magari ti stufi anche di sborsare di mese in mese tutti questi soldi per i pasti sostitutivi. E se tu nel frattempo in realtà quei soldi non li hai investiti in una buona educazione alimentare, torni punto e a capo. Perché senza il tuo pasto sostitutivo non sai realmente come mangiare, come andare a nutrirti. E questo è un pochino anche la nostra finalità, creare un gruppo di supporto con gruppi di massimo 8 persone, incontri, 6 incontri della durata massima di un'ora, in cui ci sono a disposizione, diciamo, sia 2 professioniste, vedrete tra poco il programma che proponiamo, sia la possibilità di confrontarvi magari con persone che stanno seguendo o hanno seguito sempre un percorso magari di dimagrimento, ad esempio in passato. Questi corsi, ad esempio, di gruppo, io li ho visti ad esempio nel mio periodo in ospedale a Londra, dove oltre alle visite in ambulatorio con i pazienti, ad esempio con diabete o con obesità, venivano fatti dei corsi proprio intensivi, ok, tra la dietista, eventualmente l'infermiera, eventualmente la psicologa, a seconda della finalità, e i pazienti stessi, perché chiaramente se io ho modo di confrontarmi non solo con chi ha le conoscenze, se vogliamo, più teoriche e scientifiche, ma anche con chi sta vivendo un mio percorso, è sempre qualcosa che mi può andare ad arricchire, è sempre un momento di scambio di informazioni, perché magari quello che per la persona A potrebbe essere un problema, per la persona B è facilmente, magari riesce anche lui a suggerirti la soluzione. Però, onde evitare che vengano date magari soluzioni errate, perché poi su internet ad esempio troviamo tutto il contrario di tutto, quindi uno si può fare tutte le sue credenze, ci sono sempre, diciamo, delle figure di riferimento e supporto per dire sì, questo è corretto, no, forse sarebbe meglio fare così. Il mio lavoro non è fare diete, che è il motivo per cui, dicevo, potrebbe sembrare un controsenso chiamarla la serata le diete non funzionano, perché il mio lavoro non è fare diete, il mio lavoro prevede l'elaborazione di diete, di piani alimentari, sicuramente equilibrati, quindi non eccessivamente restrittivi in quantità e in scelta degli alimenti, ma il mio obiettivo è insegnare alle persone a mangiare correttamente per nutrirsi bene, quindi essere in salute, perché mangiare e nutrirsi, vedremo se sarete presenti, hanno 2 significati diversi. Mi aggancio un attimo a questo, Chiara, per dire che la nostra idea di gruppo è anche legata al fatto che spesso ci sentiamo dire: io vorrei andare a fare una passeggiata, magari trovassi qualcuno che ha il mio stesso turno di lavoro, il mio stesso impegno, andarci da sola non me la sento, oppure anche l'idea di iscrivermi a una palestra o iscrivermi in una realtà come questa in cui ci sono dei corsi mi provoca un'ansia, andarla non so cosa dire, magari sbaglio parole, quindi magari ci troviamo anche con alcuni pazienti che promettono, tra virgolette, ah, con la prossima seduta mi iscrivo in palestra, vuoi informarmi? Vado a informarmi. Tante volte. Magari stiamo aspettando da 2-3 mesi e questo ostacolo è sempre stato molto difficile, anche se magari gli abbiamo dato il numero, la via, vuoi che chiamo io, chiamiamo qua in seduta. Ecco, sono comunque ostacoli che
sembrano, come dire, aspetti organizzativi logistici, però in momenti critici possono fare la differenza. Quindi nella nostra idea anche il gruppo può creare un sostegno, banalmente un gruppo WhatsApp, le persone possono conoscerci, possono sentirsi, scoprono che stanno vicino di casa, piuttosto che hanno degli interessi comuni, allora magari vanno a fare la Stra Verona, la Stra Legnago, nel senso il gruppo dà opportunità, il gruppo crea occasioni e volevamo essere un po' artefici nel creare queste occasioni. Per cui facciamo anche molto affidamento su questo, perché gruppo è collaborazione, gruppo è confronto, gruppo è lo stereotipo, il pregiudizio, lo lascio fuori dalla porta, parliamo qua di noi e quello che succede, anche le condivisioni più intime rimangono qua, gruppo è sostegno ma è tanto altro. E anche tutti questi aspetti pratici che spesso sono dei grandi vincoli. Okay. Quindi vi dicevo, sono un totale di 6 incontri, verranno fatti con cadenza settimanale, il martedì sera, indicativamente a questo orario, qui da Scelta Etica. Il primo incontro, chiaramente saremo presenti sia io che Denisa, quindi è un momento un pochino anche per conoscersi. E ad esempio si parlerà del perché iniziamo una dieta, qual è la motivazione che c'è dietro, ok? Perché magari potranno essere disparate, per qualcuno potrà essere banalmente, un motivo di salute, ok? Per qualcun altro invece più una motivazione estetica, per qualcun altro i vissuti che dicevamo prima, magari in questo fisico io non mi ci ritrovo più. Quindi le motivazioni tra tutti possono essere diverse. Ci saranno poi 2 incontri dove sarò presente solo io, quindi i 2 incontri li ho chiamati EAT, che vuol dire mangiare in inglese, e così come quando a scuola si studiava matematica, prima si studiava la teoria con le regolette e poi si facevano i problemi, io propongo un pochino lo stesso approccio, perché di base dicevo insegno le persone a mangiare, io faccio educazione alimentare e questo passa attraverso il farvi capire realmente quali sono i nutrienti di cui abbiamo bisogno, da cosa sono dati i nostri fabbisogni in termini energetici, in termini di macro e micronutrienti, che potranno differire anche da persona a persona. Questi nutrienti noi li troviamo negli alimenti, quindi conosciamo meglio gli alimenti che abbiamo a disposizione e parliamo di peso e composizione corporea. Prima vi ho detto, io utilizzavo sempre perdere peso, non dimagrire. Perdere peso vuol dire che salgo sulla bilancia e ho perso dei chili. Cosa? Non si sa. Se io adesso mi taglio un braccio e salgo sulla bilancia, perdo peso e siamo tutti d'accordo. Però resto senza un braccio. L'abbiamo capito tutti, vero? Ok? Non succederà. Ho senza dimostrazione. Non succederà mai, però oggettivamente io sono salita sulla bilancia e ho perso peso. Bene, dimagrire è qualcosina in più, è qualcosa che richiede tempo e costanza ed è quello su cui noi insistiamo tanto nei nostri percorsi, perché significa andare a ridurre la componente di massa grassa quando questa è in eccesso nel nostro fisico. Quindi esempio, la dieta lampo prima dell'estate in 7 giorni perdi 5 kg, sì? Tesoro, ti stai disidratando, cioè stai perdendo della grande acqua, ti sentirai magari più sgonfio, però quelle diete di solito sono caratterizzate magari da tisanine, da frullatini di sedano e via dicendo. Io penso che nessuno qui voglia vivere a tisanina e sedanino di sedano e tisanina e frullatino di sedano, quindi diciamo che dopo non è destinata ad essere una modifica sostenibile. Una volta conosciuti realmente gli alimenti, andremo a vedere come possiamo comporre dei piatti. Di solito presento in questi corsi il piatto del mangiar sano, che è sempre uno strumento di educazione alimentare. Vedremo poi come lo possiamo adattare poi però a quella che è ad esempio una nostra dieta mediterranea, con la distinzione primo piatto e secondo piatto, che è qualcosa di più tipico secondo me di noi italiani. Vedremo anche alcune ricette, e il bello del gruppo sarebbe anche poter condividere ricette tra di noi e come strutturare un menù settimanale, perché adesso chi segue già un percorso individualizzato con me sa che io sono sempre restia ad elaborare menù settimanali. Poi se qualcuno insiste molto magari lo faccio, però diciamo non credo molto nei menù settimanali perché non li trovo educativi, perché è un pochino la pappetta pronta. Quindi magari tu mi segui quel menù settimanale,
non ci devi nemmeno mettere tu la testa, non ci devi pensare a come potresti mangiare nella settimana e che spesa fare, perché ti ho già fatto tutto quanto io. Però magari cosa succede? Che a lungo andare il lunedì sei stufo di mangiare la pasta, il pomodoro e la sera il petto di pollo con l'insalata e il pane. E quindi uno inizia a dire, aspetta, non ne ho più voglia, questa sera sgarro, questa parola che io odio profondamente. Tolta dal vocabolario. Di fronte alle porte degli ambulatori c'è proprio scritto sgarro con la X sopra. Eliminata. E quindi ecco. Magari ho voglia però di evadere un pochino da quella che era la linea guida, o meglio, lo schema fisso in realtà, in caso di menù settimanale, e mollo lì. Quindi cerchiamo di essere noi parte più attiva nel pensare, nel decidere cosa mangiare. Sulla base di questo andiamo a fare la nostra spesa, magari con il supporto della lista della spesa. Anche perché se magari c'è la settimana in cui io il martedì, non so, non riesco a mangiarmi il piatto di pasta caldo, ho bisogno di un'alternativa veloce. Se ho una linea guida che comunque posso utilizzare come supporto, ma posso adattare come voglio, so come gestirmi. Non ho bisogno di scrivere subito il messaggio alla nutrizionista oppure di andare in palla senza sapere cosa mangiare. Quindi vedremo proprio anche come strutturare dei menù. Poi abbiamo altri due incontri, fatti in questo caso solamente con me. Un primo in cui andiamo un po' ad analizzare gli ostacoli del percorso di dimagrimento e quindi facendo un bel focus sia sul ruolo delle emozioni e dei pensieri, cercando un po' di capire come questi ci fanno già intendere in che direzione andremo, in che tipologie di difficoltà potremo rincontrare, quindi anche a piazzare i cosiddetti campanelli d'allarme che iniziano a suonare ben forte nel momento in cui sto forse, come dire, rischiando una ricaduta, il mio processo di cambiamento sta andando in modo troppo rapido, la mia motivazione, le mie aspettative iniziano già a cambiare in un modo troppo drastico. Quindi ci interrogheremo anche sulle emozioni e sui pensieri che noi ci facciamo a fronte di un percorso nutrizionale, un percorso dietetico. E poi faremo un po' un focus su come strutturare il cambiamento in modo duraturo nel tempo. Un po' anche perché il mio modo di lavorare, vi darò delle schede, vi darò un manuale di riferimento in PDF che potete visionare in modo tale da avere anche del materiale che potete sempre tenere sott'occhio anche nelle settimane, nei mesi, negli anni a venire, affinché possa essere in parte di supporto, in parte di messa in discussione di alcuni pensieri e emozioni che tornano nei momenti critici. Questo chiaramente, soprattutto in questo caso che si parla di aspetti chiaramente un po' più intimi, che richiedono, se uno vuole, un po' una condivisione, tutto nell'idea che c'è un gruppo empatico, non giudicante, e che dà la piena disponibilità, se la persona vuole, anche di condividere aspetti di sé personali. Okay. Poi alla fine faremo un po' una serata conclusiva in cui saremo di nuovo entrambe presenti e in cui cercheremo di trarre un po' le somme, le massime che abbiamo acquisito, dandoci magari anche, che ne so, un incontro, la possibilità di ritrovarci o la possibilità di capire in che modo voi come gruppo potete trovarvi, potete far squadra, capire magari se qualcuno si è trovato bene, capire, come dire, quali sono stati i vostri vissuti e cercare poi di capire bene alla luce di questo corso cosa vi portate a casa, in cosa vi sentite, come dire, un po' diversi, quali sono le massime che vi sentite di aver padroneggiato. Ok, quindi diciamo la proposta porta a questi 6 incontri un massimo di 8 persone, ok, che vede di fatto in 2 incontri la copresenza di me e Chiara e in altri 2 incontri un po' più specifici rispetto al ruolo che abbiamo, quindi un po' più sul versante nutrizionale e l'altro sul versante psicologico, con materiale didattico, materiale sul quale potete riflettere. Chiaramente all'interno di un corso uno può dire ho appreso tante cose, mi sono reso conto che c'ho un vaso di Pandora, ok? Quindi magari uno può dire alla fine del corso, magari mi sento di analizzare, mi sento di provare a porre l'accento su alcuni aspetti che sento che sono emersi, oppure serenamente uno può dire ci salutiamo alla fine di questi 6 incontri, è stato bello, non è stato bello, ce lo direte voi, ok? Però
fiduciosi di avervi dato almeno un modo di approccio diverso all'alimentazione e di certo qualcosa che potete portarvi a casa, che sia produttivo, che sia concreto. Insomma, credo che entrambe lavoriamo molto sulla concretezza, sul pratico, nonostante spesso si parli di parole, di considerazioni. Per cui ecco, il corso è fatto in quest'ottica, con l'idea del bene, facciamo, in che modo facciamo, che difficoltà possiamo trovare, ok? E con tutta una serie di materiali che ci permette anche di fare tutta questa attività pratica. Poi nell'ultimo incontro, aggiungo, sarebbe bello magari avere anche un momento di, chiamiamolo buffet, ok, finale, in cui magari qualcuno, tutti quanti portano qualcosa, ma anche per riprendere un aspetto che a volte magari viene trascurato della parte alimentare, cioè alla base della piramide alimentare, ancora prima di iniziare a parlare di devi bere acqua per l'idratazione, frutta, verdura e via dicendo, c'è l'aspetto della convivialità, che è quello un pochino a cui mi agganciavo prima, cioè il passo sostitutivo ti permette di dimagrire, sì, ti toglie l'aspetto della convivialità. La dieta molto restrittiva, la dieta del no pasta, no pizza, no spritz, no nulla, la puoi fare per carità, ma ti privi magari dell'aperitivo serale in compagnia il fine settimana, ad esempio. Quindi è un momento anche per riprendere proprio l'aspetto conviviale dell'alimentazione. Quindi questo corso, diciamo, si rivolge a chi vuole capire perché fino ad ora le diete magari passate non hanno funzionato, magari hanno funzionato nel breve termine ma non nel lungo termine, che in realtà è quello che ci interessa, in chi vuole strutturare quindi questo cambiamento che sia duraturo nello stile di vita, e lo stile di vita include l'alimentazione, include il benessere psicologico, include l'abitudine nel movimento. E si vuole imparare a distinguere quella che può essere, dicevamo, la fame biologica, la fame fisica, rispetto a una fame emotiva. Quindi queste emozioni che non dobbiamo andare a compensare eccessivamente attraverso il cibo, perché non è qualcosa di funzionale. Devo avvicinarmi perché sono in forma, come si può dire. Inoltre, gli altri aspetti vi chiediamo se volete partecipare, se riuscite o vi trovate nella condizione di voler capire qual è la giusta motivazione per portare quindi anche a termine un percorso, se volete iniziare a lavorare sulle vostre emozioni, non solo su quelle positive ma soprattutto su quelle negative, e quindi anche iniziare a capire se l'aspetto alimentare ha delle correlazioni con difficoltà relazionali, difficoltà psicologiche, insomma un po' mettersi in discussione sia nel versante chiaramente degli aspetti positivi che negativi, e ultima quella di migliorare la vostra autostima e soprattutto un po' reinventare, ridefinire il vostro concetto di immagine corporea e magari quindi lavorare un po' sull'accettazione, perché è normale che ognuno di noi abbia un peso, una fisicità diversa, e spesso ci si combatte sempre senza pensare che magari in alcuni casi, soprattutto quelli di normo peso, la strada dell'accettazione sarebbe quella più semplice. Okay. Chiaramente sono tematiche molto complesse, okay. Però nel gruppo, nella condivisione, possono, come dire, possono essere anche arricchenti le esperienze che sentiamo dall'altro e magari rimanerci proprio come nella memoria, come informazioni più utili rispetto a quelle sentite, ascoltate o sentite nei libri, l'esperienza concreta che ci porta a dire mi muovo, faccio qualcosa, sento, ascolto, ha un po' più possibilità di riuscita. Ok? Per cui alla fine di tutto vi diamo un po' le informazioni, l'idea sarebbe quella di partire col gruppo la settimana prossima e quindi sviluppare per 6 martedì consecutivi questo gruppo. L'idea quindi è quella di avere un corso che porti a massimo a 8 persone a partecipare, qualora ce ne fossero di più faremo in modo o di creare un'altra serata oppure di far partire esattamente il gruppo successivo dopo la fine di queste prime 6 serate. Forse c'è la possibilità di fare la stessa serata informativa anche in un centro medico, un altro centro medico, un po' da abbracciare anche un'altra zona, un po' più su Minerbe, questa è una magari un po' più su Legnago. L'idea è che il costo sia di 150 euro, però come prima esperienza volevamo fare uno sconto a 125
e, come dire, passare anche il messaggio che in questi 6 incontri vi occuperanno 6 ore, ok? Saranno comunque impegnativi per voi, quindi saranno 6 ore attive e nello stesso tempo 6 ore nel quale avete 2 professioniste, ok? E un gruppo che vi può ascoltare, col quale potete collaborare, col quale potete, come dire, confrontarvi sia nella realtà di gruppo che anche oltre. Okay. Io concludo la serata con una frase che mi è sempre piaciuta e ho messo fin dall'inizio nel mio sito. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Quindi non posso pretendere che scenderò prima o poi da quel circolo vizioso, dalla giostra, del circolo vizioso delle diete, se non mi metto in discussione, se non voglio effettivamente capire perché in quell'altro tentativo, in quegli altri tentativi, qualcosa non ha funzionato. Quindi facciamo un po' di autoanalisi, mettiamoci in discussione e cerchiamo di aggiustare il tiro, fare qualcosa di diverso per arrivare effettivamente a quello che potrebbe essere un risultato da mantenere nel tempo.